E bella a tutti ragazzi, sono Gilbe, raga, sono qui oggi tornato con un nuovo video e vi porto un filtro che è veramente assurdo, lo state già vedendo, ovvero i difensori centrali oro e poi vi spiego bene tutto. Prima di partire però vorrei sapere, visto che ho comprato questo microfonino qua che avete visto in questo video qua e nello scorso, dovrei aver cambiato abbastanza e migliorato abbastanza l'audio. Vorrei sapere se avete notato la differenza, quindi in alto qua a destra, qua sopra forse, penso forse di qua, non lo so, lo vedrete adesso. Vorrei fare un sondaggio in cui vi chiedo se effettivamente avete preferito questo audio qua o quello di prima. Prima di cominciare però vi ricordo ancora di arrivare a 60 like, ce la facciamo sempre però raga. Vorrei sapere se effettivamente volete che io continui con questi video qua e se raggiungiamo i 60 likes io vi riporto altro. Ok, raga, possiamo partire. Allora, come vi mostrerò adesso, è un filtro che è molto utilizzato. Perché è molto utilizzato, però ho visto che alcuni non lo sanno ancora. Perché ho visto che mi chiedevano tanta gente mi chiedeva dei filtri da utilizzare durante i toti. Questo è un ottimo filtro perché escono una valanga di carte. Allora, per farvi capire, i giocatori a 8,50 difensori centrali oro del campionato Serie A hanno un prezzo minimo, vedete, 800 si vendono immediatamente. A 8,50 si vendono immediatamente. Vediamo un attimo, a 900. 900 si vendono entro i 5 minuti. Quindi il consiglio che vi do io, visto che vedete che 900 si vendono subito, entro i 5 minuti, potete scegliere di fare due cose: o vi mettete a 800 e sneperateli, rivendete a 900 e aspettate 5 minuti a carta, oppure se volete magari vi mettete 750 e li sniperate a di meno e li vendete a 850. Ovviamente poi io vi dico, io mi metto a 800 e li vendo a 900, tanto non ho bisogno di crediti, come vedete. Vabbè, adesso mi sono comprato la squadra, quindi ho solo più 100.000 crediti, però cioè, non ho bisogno adesso di soldi, quindi mi metto a 800 e ne snipero tutti quelli che voglio. Come vedete, allora il trucco è mettersi qua e fare così. Vi dico, questi qua sono abbastanza difficili da prendere, però se siete veloci non sono difficili. Adesso io vabbè. Ok, vedete qua si prendono abbastanza tranquillamente. Poi ovvio che dovete stare un attimo qua. Ovviamente. Io vi consiglio di mettere prima tutti i list trasferimenti perché potreste beccare dei giocatori che in realtà non valgono solo 900 crediti, bensì ne valgono molti di più. E quindi vi consiglio di snipperarli tutti e poi vedete adesso, cioè vedete dopo quanto venderli ovviamente. Quindi io li mando tutti alle sei trasferimenti. E poi vedo cosa fare. Tipo, ad esempio, ci sono i giocatori tipo magari Héctor Moreno che gioca nella Roma e quindi costerà un pelo di più rispetto magari a un altro che non gioca in una squadra un pelo più scarsa. Come vedete, ne escono a valangate, cioè nel senso vedete quanti ne escono veramente forse troppi, quindi vi conviene a questo punto mettervi a un pelo di meno, però vedete, cioè si prendono abbastanza tranquillamente. Cioè, se ne prendono veramente a valangate. Qua potete fare 100 crediti a carta, ma tranquilli, se volete. Se avete tempo e voglia, qua si possono fare anche 50k tranquillamente in un'oretta, tranquilli proprio. Perché adesso, vabbè, io adesso sto, come vedete, sto prendendo giocatori a caso. Però potete beccare anche, che ne so, uno che magari vale di più e riuscite a sniperarlo comunque a così poco. Allora, quello che vi consiglio adesso è, vabbè, questi qua li mando tutti ai trasferimenti, magari un Maximovic ad esempio, magari si vende di più, non lo so, adesso è una mia ipotesi, non lo so. Quello che posso consigliarvi io è magari mettervi un pelo di meno, tanto si vendono tutti a 900, tranquilli. Allora, perché così siete sicuri almeno di fare 100, 200 a carta, più o meno. Cioè, vedete che i giocatori si vendono abbastanza tranquillamente, cioè non sto faticando per niente. L'unica cosa tra virgolette brutta è il fatto che ne escano veramente tantissimi, quindi ti si impalla un po', perché ti si impalla un po', però, cioè, raga, vedete, io tipo questo qua è in culo, lo vendo a 5, cioè lo compro a 500, però lo rivendo. Adesso secondo me in culo sta anche a di più di 900, quindi posso tranquillamente venderlo, che ne so, a 1000. Questo qua è un gran filtro, raga, fidatevi, potete fare veramente il credito. Cioè, ad esempio, io sono stato qua un minuto, cioè no, in realtà sono stato qua 2 minuti e ne ho sniperati almeno una decina. Poi dopo mi guardo tranquillo il prezzo, senza, non c'è fretta, tanto. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate già questo metodo qua, io lo sto utilizzando ultimamente, non lo utilizzavo tanto, però visto che è uscita la sfida di AMSIC,
i prezzi dei difensori della Serie A si sono alzati un sacco, quindi è molto funzionale adesso. Questo qua un tipo un Tonelli così magari ci avrebbe fatto comodo. Ah, peccato un Castan, sarebbe stato veramente veramente ottimo. Cioè, come vedete, cioè, nel senso, ne escono veramente a valangate. Ne escono veramente, veramente tanti, tanti, tanti. Poi, ovvio che non li prenderete tutti, perché sennò, nel senso, sarebbe troppo facile. Però ne prendete veramente tanti. L'unico problema è, come vi ho già detto, è che ne escono veramente troppi, 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 troppi. Vedete, io ne ho presi una decina tranquillamente. Vedete, questo qua l'ho sniperato a 600, si rivende almeno 900, perché come abbiamo visto entro 5 minuti, dopo i 5 minuti non ce n'erano, quindi questo qua si vende tranquillamente 900 se non di più. Adesso io poi controllerò tutti, però nel senso è ottimissimo questo filtro qua. Un altro. Raga, come vedete sono tornato a sniperare abbastanza bene, tranquillo diciamo. Nel senso ho ripreso le mie doti da sniper, cazzo. Ok raga, io con questo vi saluto, in realtà dovrei sniperare ancora 3, però non ho più voglia, quindi perché è tardi, è l'una di notte e quindi vi devo salutare. Nulla raga, ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di mettere like e nulla. Ci vediamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto e spero vi sia utile, quindi nulla. Raga, ci vediamo al prossimo video.